Raga, continuiamo con l'avventura di The Evil Within 2, bellissima la partita precedente, sono successo un miliardo di cose e che cacchio come abbiamo combinato? Praticamente abbiamo scoperto che la moglie di Sebastian non è morta a tutti gli effetti, ma è dentro lo Steam e ha praticamente influenzato, cioè distorto lei il mondo di gioco, ok? E niente, quindi c'è stata una bellissima rimpatriata, una fantastica rimpatriata di famiglia, con la famiglia, con la ragazza Lily, la bambina completamente sconvolta, la moglie che è tipo diventata un mostro e molto probabilmente cercherà di ucciderci, insomma, di male in peggio. Ora siamo finiti dentro questa chiesa. Arrivati dalla stanza di Sebastian e stiamo indagando perché se ne sembrava un dardo e dobbiamo cercare di capire. Questo qua è un portale che si è creato direttamente dalla stanza mentale di Sebastian, molto probabilmente causato dal fatto o magari creato dalla moglie, insomma. Moglie che ricordiamo aveva scoperto i complotti della Mobius, ma Sebastian non credeva a tutta questa cosa dello Steam, che la figlia fosse stata rapita e non fosse stata realmente morta, ma dopo appunto gli eventi di Evil Within 2, per forza di cose, ha dovuto iniziare a crederci. Allora, ciaccarmi, come ogni inizio partita, abbiamo 7 colpi per la pistola, un colpo per il fucile a pompa, 3 colpi per il cecchino e 0 colpi per la balestra, una siringa che abbiamo appena trovato. Cioè. No, speriamo di riuscire a racimolare qualcosa da questa parte. Niente. Io non so com'è in difficoltà normale, raga, sto gioco, ma ho giocato in difficoltà incubo. Porca vacca, non ti droppano proiettili e manco a pagarli, eh. 3 colpi per il pompa. Direi, prima che succeda qualsiasi cosa, facciamo una ricaricata, che non si sa mai. Ma vaffanculo, va. Vabbè, dai, abbiamo recuperato, abbiamo sprecato un colpo. Con un colpo ne abbiamo recuperato un po' di più. Non è andata male. Ma qua ce n'era un altro, magari riusciamo a recuperare qualche proiettilino. Questo si alza. Sei fermo. Muori? Dai, non ci credo, raga. Ah, 2 di polvere da sparo, ma con proiettile ci faccio con 2 di polvere da sparo. La ricetrasmettente dice che... Ah, qui, ok. Lasciami andare! Lasciami andare! Lasciami andare!
Vabbè, dai, le solite minchiate, da sola morirò. Certo che morirai, qua. A Union. Perché quindi qua non siamo a Union, raga, siamo da un'altra parte, effettivamente il collegamento partiva dalla nostra stanza. E allora, stavo pensando una cosa, avete visto questa alternanza che ho, come mi scoperto con questo? Colpo, coltello, colpo, coltello. Io non ho mai potenziato il corpo a corpo, il coltello, quindi. Sto pensando che potrebbe essere utile farlo, in modo da poter risparmiare eventualmente colpi in futuro. Ma adesso appena troviamo uno specchio, magari centriamo. Vai a fondo per trovare ciò che cerchi. Solo scendere non potrai risalire. Prima me l'ha chiamato cercatore. Beh, di certo di qua non potrò risalire. Sei a causa della tua stessa. Merda. Non hai creduto a tua moglie. Ti sei rifiutato di vedere. È tutta colpa tua. Sei un fallimento. Tua figlia è svanita per colpa tua. Non sei riuscito a salvarla. Possiedi la chiave per porre fine alla guerra. Posso guidarti alla serratura. Chi sei? Cosa vuoi da me? Raga, secondo me qui non siamo più a Union, stiamo viaggiando tipo nella nostra coscienza, raga. La coscienza di Sebastian che si sente pesantemente colpevole di non aver creduto alla moglie, di non aver salvato la figlia. Non puoi cambiare il passato, puoi solo accettarlo. Affrontalo, non evitarlo. Quella è Lily. Okay. What? Oh! Ma raga, ma io non ho... Aspettate un attimo, scusate, kit medico. Io non ho proiettili, ragazzi, ma... No, vabbè. Aspetta questo qui. No, niente. Ma raga, ma io non c'ho proiettili, però. Cioè. Non ho colpi. Come cacchio faccio? È un casino. Eccoli. Vai, allora ci prendiamo questo proiettile, questo dardo balestra e proviamo a colpirne
Merda. Le pistole. Dovremmo accontentarci. Vaffanculo. Aia, aia. Ho finito pure... No, ne ho ancora uno. Scorta uno, scorta uno. Dardi, che dardi ho. Elettrici, fumogeni. Non mi servono. Raga, spariamogli un po' di quella pistola. Che cacchio devo fare? Cambia tipo, pompa. Certo, peggio di così. Peggio di così non poteva andare. Ci spariamo l'ultima siringa, raga. Per forza. Non è che... Stefano mi ha sfidato. Era una spina nel fianco. Una spina che hai rimosso. Per questo sarai ricompensato. Stefano. Questo tizio lo conosce. Ok, allora io, raga, come chiaramente vi ricordo che io potrei costruire le da qua se proprio sono messo male, ma il problema è che vado a consumare, hanno qua zero colpi, cioè proprio non ho niente, poi vado a consumare praticamente la roba, ok, cioè vado proprio a consumare più materiali per costruire un singolo proiettile. Oh, va, ci siamo. Ci siamo, dai, ci sta, raga, ci facciamo un po' di... un sospiro di sollievo, raga, ritorniamo qui. Qua possiamo costruire un po' di roba, raga. Un po' di roba, possiamo potenziarci. Ok, usiamo, costruiamo un po', beh, qua serve un bel po' di roba. Creazione, facciamo un po' di proiettile per la pistola, tipo 12. Così, boom. Per il pompa. Facciamo 3, altri 3. Per il cecchino ne facciamo 3. Possono sempre tornare utili. Dardo arpione ne facciamo 4. Ce li teniamo. Siringhe. Siringhe io ne farei 4. Ne farei 4. Sì, ci sta, raga. Una ce la spariamo. Una ce la spariamo. Adesso ci curiamo, ok. Allora, di qui io potenzierei anche un pochino il corpo a corpo. Vediamo. Perché secondo me può essere utile. È sempre un piacere vederla. Allora, abbiamo trovato nella partita precedente, se non ricordo male, una chiave. Apriamo. Cartuccio di fucile di precisione. Ecco, potevo evitare di costruirle. Fa niente, va bene, uguale. E combattimento. Secondo me il combattimento, raga, è da potenziare. Attacca briga, aumenti gli attacchi di corpo a corpo, inclusi quelli di con coltelli Ash. Ok. Permetti di non tenere nemici storditi con un calcio. Ok. Gel rosso aumenta il danno. Potenziamo anche questo. Recupero di salute dopo uno stato critico.
Aumenta la quantità di salute recuperato usando gli oggetti di cura. Sì. Ok. Seconda occasione. Boom, a posto. No, perché qua adesso ci sarà sicuramente qualcuno da combattere, ma garantito. Allora, cecchino. Ok, il cecchino è la nostra arma quasi principale a questo punto, direi. Ok. Vediamo. Mi sa che quello centrale non andava bene. Un attimo, allora adesso proviamo a girare questo. Vediamo se si incastra. Però secondo me non si incastra. Ecco, così. Così è perfetto, raga. Perché non parte nulla? C'è ancora qualcosa che non va. Adesso scopri che cosa. Forse questo devo girarlo. Forse questo qua. Allora, se io questo qui lo giro qui così. Ah no, a posto. Una porta alimentata dal sangue, incredibile. E qua diventa tosta. Allora, raga, io torno indietro e faccio un salvataggio. E poi ripasso di qua, così non dobbiamo fare tutto sto cacchio di meccanismo nel caso dovessi morire come una merda. Infatti. Qui c'è da soffrire, ragazzi. Sebastian Castellanos, finalmente sei qui. Ti stavo aspettando. E tu chi sei? I miei seguaci mi chiamano Padre Theodore. Spero che anche tu farai altrettanto, amico mio. Un altro maniaco che crede di essere Dio, eh? Ci ha ucciso uno di voi oggi. Certo, l'hai fatto. È così che affronti ogni sfida nella tua vita, con la forza bruta e l'intimidazione. E guarda cosa ti hanno portato. A un inferno che tu stesso hai creato. Abbassa quell'arma. Usa il cervello invece dei pugni per una volta. Abbiamo lo stesso scopo, Sebastian. Possiamo aiutarci l'un l'altro. Unisciti a me. Tu riuscirai a trovare tua figlia. E io otterrò il potere del nucleo. So già chi ha preso Lily. Sì. E Myra non si arrenderà facilmente. Cosa? Dove sono? Vorrei potertelo dire, ma non sei ancora pronto. Devi prima di tutto unirti al mio gregge perché io possa dirti ciò che vuoi. Ti ho detto che devi dirmi dov'è! Accetta il mio invito. Posso mostrarti la via per uscire dall'oscurità. Io posso portarti da Lily. Scusa, non sono un tuo seguace. Allora così sia. Stop!
C'è molto dolore. I fantasmi del passato ti stanno perseguitando. Ti ho mostrato la via, Sebastian. Devi sapere che sono qui per aiutarti. Torna da me volontariamente. Dopodiché assumeremo il ruolo che ci spetta. Non di avversari, ma di alleati. Arrivederci per ora, Sebastian. Beh, un bel mare di merda e sangue. Fantastico. Aspetta! Guarda chi si è svegliato. Era ora. Mi servirebbe un po' d'aiuto. Sai usare una pistola, vero? Copri quel lato. Spara finché non li hai uccisi o non finisci le munizioni. Ho capito, ma le munizioni sono le mie, Che cazzo sta succedendo? Parliamo dopo. Pensa di stare vivo. Ehi, coprimi le spalle. Non c'è neanche la pistola ricaricata. Ma come te ne vai? Ma dove cazzo vai? Ne hai già uccise di questi mostri? Ho perso il conto. Riforniscite finché puoi. Mi sento arrivare altri. Ok. Merda. Voglio delle risposte quando abbiamo finito. Oh. E vaffanculo. Madonna ragazzi, madonna. Perché io non vorrei anche non sprecare troppe munizioni. Ah vabbè. Potevo giocarmela decisamente meglio. Arrivano. Eccoli. Vuole ben altro per fermarlo. Fermo. Mangia un po' di piombo, figlio di puttana. Ne hai già uccisi di questi mostri? Ho perso il conto. Riforniscite finché puoi. Mi sento arrivare altri. Ok. Ma voglio delle risposte quando abbiamo finito. Madonna. Non finiscono mai. Facciamoli fuori. Diciamo qua, raga. Grazie. Mangia un po' di piombo, figlio di puttana. Ehi, mi daresti una mano qui? Dai. Controlla il retro, ne sento degli altri. Ma arrivano dal retro, un attimo. E così. Ci vuole ben altro per fermarmi. Ce l'abbiamo fatta, raga. Sono ovunque. Non farti circondare. Come ce la caviamo qua, ragazzi? Cioè, ne arrivano mille. Uh.
ben altro per fermarmi. No, vabbè, pure questo. Pure questo, raga, porca puttana. Amore. Un po' di piombo, figlio di puttana. Mira alla testa, sprechi meno proiettili. Madonna. Ehi. Che cazzo è stato? Oh merda. Che cazzo è stato? Attenta. Cosa sono queste cose? Non importa, uccidile. Oh merda. No, raga. Mi daresti una mano qui? Ma che cazzo sta succedendo, raga? Un altro. Dove dei colpi? Io lo so che l'ha in difficoltà, raga, però non so. Dai, ricarica veloce. Io, raga, non c'è più colpi, cioè non so che pesce pigliare. Oh, ho finito tutto, raga. Cioè, davvero ho finito tutto. Credo che fosse l'ultimo. E meno male. Vieni, dobbiamo muoverci. Di qua. Speriamo di trovare colpi. 10. Pompa. Ricarichiamo tutto. Madonna. Grazie. Non credo che ce l'avrei fatta da sola. Sono Esmeralda Torres. Io. Sebastian. Lo so. Lo sai? Li abbiamo fermati per ora. Muoviamoci prima che ne arrivino altri. Come sono arrivato qui? E tu chi sei? Non c'è tempo per le domande. Parleremo nel tragitto. Vieni. Ma soprattutto... Prendi tutto quello che ti serve. Ti aspetto qui. Ma soprattutto dove siamo? Cioè, dove cacchio siamo finiti? Allora, cercarmi, raga. Due proiettili per il pompa. Vediamo un attimo. Pistola. Pistola abbiamo 12 proiettili. E balestra 6 dardi, insomma, cioè non è proprio una condizione serena, però dovremmo farci che bastare. Niente, seguiamola. Avete visto che iniziano ad arrivare molto, sono sempre più numerosi, raga. Non fare rumore, potrebbero essercene altri. Almeno dimmi come conosci il mio nome. Kidman mi ha parlato di te. Kidman? Ha detto che ti avrebbe contattato se il piano fosse andato a puttane. Quindi, eccoti qui. Aspetta, non ti seguo. Quale piano? Portare Lily fuori di qui e distruggere la Mobius una volta per tutte. Ah, raga, lo sapevo. Aspetta. Che c'è? Un attimo, zio. Aspetta un attimo, io devo dare un'occhiata da questa parte. Per forza, se trovo qualcosa. Merda. Fammi indovinare, la strada per il tuo rifugio. Forse c'è un'altra strada, vieni. Aspetta. Un attimo. Il piano, Kidman non mi ha detto niente. Già, beh, immagino che non potesse farti un briefing di fronte a tutti. Ovvero? Di qua. C'è qualcosa che, raga, Kidman secondo me... sta tenendo nascosto ai suoi superiori. Uno di noi deve alzarlo e l'altro passare sotto. Aspetta, faccio io. Passa sotto! Wow, ce la fai? Porta il culo di là prima che te lo molli in testa. Ok, lo tengo. Grazie.
Vuoi riposarti un po', vecchio? Dai, non sono così vecchio. Stai dicendo che Kidman ha sempre voluto distruggere la Mobius? A dire il vero, era il piano di tua moglie. Cosa? Myra? Ecco perché è qui. Lavora per la Mobius. Ridicolo. Dobbiamo passare sotto. Attento alla schiena. Non è il momento, Torres. Devi essere orgoglioso di tua moglie. Sa essere molto persuasiva. È stata lei a reclutarmi. Non capisco. Perché si sarebbe unita a loro? Ha scoperto che avevano Lily e sapeva che l'unico modo per distruggerli era dall'interno. Perciò si è unita a loro e ha aspettato il momento giusto. Tutti questi anni... Ecco dov'era. Merda. Questa è dura da digerire. Ne sono certa, ma restiamo concentrati. Dobbiamo salire. Puoi aiutarmi? Sì, certo. Pronta? Aspetta, ti aiuto. Ce la faccio! Ehi! E io che faccio adesso? Cosa? Pensavi che ti avrei lasciato lì? Tosta questa tizia, eh? Ora fai parte del piano. Fossi stata... Già. Chi altro era coinvolto nell'ammutinamento? Eravamo solo in quattro. Io, Kidman, Myra e Theodore. Theodore? Padre Theodore? Padre Theodore? Io lo chiamo Theodore Wallace. Lo conosci? L'ho conosciuto. Ma non vuole salvare Lily. Vuole tenerla per sé. Ha anche cercato di mettermi contro Myra. Ha mandato lui tutto a puttane. Come sarebbe dovuto andare il piano? Myra e Theodore trovavano Lily. Io e Theodore la portavamo fuori e Myra si sarebbe occupata della Mobius. Kidman sarebbe rimasta fuori per farci uscire dallo stem. Merda, doveva essere un piano semplice. Niente è mai facile. Che succede? Oh no! Ah, raga, non posso correre così veloce, devo controllare tutto qua. Magari c'è qualche scatola. Armi, munizioni. Però sono impazzito allo stesso tempo, perché Theodore è impazzito. Mia moglie è impazzita. C'è qualcosa che ancora non sappiamo. Madonna. Puoi dire addio al tuo rifugio. Non lascerei il mio rifugio così allo scoperto. È nascosta. Ma dobbiamo superare quelle cose per raggiungerla. Vedi quella bandiera rossa dietro l'edificio? Sì. La botola per il rifugio è lì sotto. Ok, vado avanti io. Resta giù e stai dietro di me. Giusto, ma ascolta, ho già visto mostri del genere. Non avvicinarti a loro quando prendono fuoco. Raga, proviamo a farcela stealth il più possibile, ma... Non so quanto... Quanto riusciremo... ad andare avanti in queste condizioni. Polvere da sparo. E raccogliamo pure questo. Oh, che c'è qua? Un dardo, un arpione.
Allora, lì ne abbiamo due. Allora, lei deve stare, però deve starmi dietro. Secondo me questo è un buon punto per tendere agguati. Lì ne abbiamo due. Dobbiamo studiarci un attimo i movimenti, raga, è importante. Quanti ce ne sono, merda. Proviamoci. Questo ci vede. Arpione, vai. Via, via, via. Niente. Niente, 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 niente. Aia. Wow. Ma che è una carica infinita? Arpione. Vai. Vai, vai, vai. Fermo. Morto. Questo. Ma questo se ne va via così, eh? Sì, qua l'intelligenza artificiale ha lasciato un po' a desiderare, eh? Allora, prendiamo sta piantina. Torres è un po' nella merda. Proviamoci, raga, perché sennò qua. Ah, se aspettiamo, mi sa che non ce la caviamo più. Ah, guarda lì che c'è un altro. Cioè, il tizio lì non mi ha inseguito. Avrei preferito di sì, davvero. Allora, un attimo, andiamo a raccogliere qua. Come siamo messi? Abbiamo un colpo per la balestra. Abbiamo un colpo per la balestra. Allora, noi dobbiamo raggiungere la bandiera rossa che è lì dietro. Però di qui non è possibile passare. Questa parte. Quanti ne abbiamo qua? Ne abbiamo un po'. Arriva. Cazzo, ma merda. Mi fermo, ma merda. Cecchino. Ma che fa? Ma se ne va. No, vabbè, raga, mi spiace, ma sto pezzo. Sto pezzo, cioè, sono troppo stupidi. Mangia un po' di piombo, figlio di puttana!
Dobbiamo farci aiutare da lei. Guarda questo che arriva. Non ho capito perché hanno qualche limite, si vede. Li hanno programmati male, secondo me. Ah, proviamo a avvicinarci, vedi che. No, devo. Ah. Vai Torres. Mangia un po' di Torres, figlio di puttana. Ah. Ma dimmi te se devo morire in queste condizioni. Vai. Vai che io ho finito. Non posso sprecare colpi, Torres, questa città. Non muore, cioè. Vabbè, dai, alla fine 5 proiettili. Provere da sparo, vediamo qua se ci si trova qualcosa, ma non credo. Questi li potevamo anche evitare, sinceramente. È stato un po' inutile venire qui. Giusto per qualche bottiglia. Queste qua erano evitabilissime. Che poi io uccido tutti quelli che sono in zona, ma non so perché mi sono messo in testa che per forza devono morire tutti. Potrei anche andare avanti e ignorarli. Vabbè, comunque, in ogni caso, la bandiera rossa è qua. La botola è quella. Beh, di sicuro è stato efficace. Anche se avrei preferito un'azione più furtiva. Casa, dolce casa. E se è un rifugio, ancora meglio. Non farti spaventare dalla quantità di esplosivi che c'è qui dentro. Sono sicuri. Almeno finché non li innesco. Se poi c'è magari qualche proiettilino da darmi. Magari dentro ste casse. Scusa, ne approfitto, perché tanto lo so già che tra un po' arriverà gente e noi quegli esplosivi li detoneremo e faremo saltare tutti in aria, quindi ne approfitto. Quindi che facciamo con Theodore? Non lo so. È pazzo. Il suo nascondiglio sembra il covo di un inquisitore. Dovrei essere sollevato che Lily sia con Myra, ma... Cosa? Lily è con Myra? Già, ma non so se è una buona notizia. Era... diversa. Questo posto deve averla cambiata. Si nasconde e vuole proteggerla da Theodore. Pur di trovarle, farà tutto a pezzi. Se lo fermiamo, forse Myra tornerà in sé e potremo portare Lily via da qui. Allora il piano è far fuori Theodore? Sì, ma prima devo trovarlo. E come pensi di farlo? O'Neill mi è stato d'aiuto finora. Lo chiamo, ma prima è meglio aggiornare Kidman. Giusto, ma fai attenzione a quello che dici. Forse è nella sala di controllo con quella serpe a tenerla d'occhio. Ancora meglio. L'ho eliminato. Bene. E Lily? Mi è sfuggita un'altra volta. Mi dispiace. Qualche indizio? La buona notizia è che ho incontrato l'operatore Torres. Le sue informazioni sono state preziose. Ottima notizia. Qual è quella cattiva? Quella cattiva è che ora c'è un tizio più potente di Stefano che vuole controllare questo posto. E per farlo gli serve Lily.
Torres mi ha detto che lo conosci. Ha una bella parlantina. Dannazione, temo di sapere di chi parli. Invio del materiale utile alla tua stanza. Tienimi aggiornata. Sono qui se hai bisogno di me. Lo so. Mi fido, Kidman. Ok. È ora di mettersi al lavoro. O'Neill, sono Sebastian. Passo. C'è qualcosa che non va. Devo trovarlo. Tu resta qui per preparare armi ed esplosivi. Avrò bisogno di te quando troverò Theodore. C'è un modo per entrare nel midollo da qui? Sì, in quella stanza c'è un computer della Mobius, porta all'uscita 72. Bene, ti chiamo quando sono pronto. Fai attenzione, Torres. Certo, buona fortuna, Sebastian. Capitolo 11. Va bene, raga. Raga, direi che ci possiamo salutare qua. Ci vediamo alla prossima partita. Ora dovremo nuovamente passare del midollo per andare a recuperare O'Neill. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, potete anche un piacere. Se vi è piaciuto, fa sempre piacere. Bella, ci vediamo alla prossima. Ciao.